massoneria e mafie, poteri deviati. Il sindaco addirittura ha parlato di proiettili istituzionali, infiltrazioni nello Stato. Procuratore nazionale. Ma è oramai documentata attraverso numerose indagini che Cosa Nostra, l'Ndrangheta, sono cresciute proprio grazie alla massoneria. Ricordiamo le parole di Pantaleone Mancuso, uno dei capi di Mancuso di Limbadi, il quale nell'ambito di una propria riunione diceva: oramai l'Ndrangheta, quella di Rosarno, di Nicotera, di Limbadi, non esiste più. Quel che esiste è la massoneria, è la massoneria che comanda, sono loro, hanno le stesse regole Ndrangheta e massoneria, ma è la massoneria che ha la forza di andare avanti e sviluppare la nostra economia. Abbiamo visto cointeressenze anche con la politica. La massoneria rappresenta un po' quella camera nella quale le varie forze condividono progetti e quindi c'è politica, c'è Ndrangheta, c'è Cosa Nostra, c'è professionisti, magistrati, ci sono tutte le categorie. L'indagine che portò avanti Cordova, lo ricordiamo, negli anni 90 evidenziava delle liste lunghissime di nominativi che appunto appartenevano a tutte le categorie, come diceva lei poc'anzi nella domanda, certo anche magistrati, professionisti, imprenditori, l'economia, la politica con le mafie si sono incontrate in quei salotti, è lì che hanno fatto corpo, che hanno costituito effettivamente quel comitato d'affari che poi ha determinato infiltrazione negli appalti, acquisizione di vari settori, l'esclusione di coloro che si muovono nel rispetto delle regole. E oggi ci troviamo di fronte a una situazione nella quale dobbiamo stare molto attenti. Anche l'inchiesta dei magistris del passato ha cristallizzato tanti parallelismi con quella di oggi. Quella inchiesta che terminò però dopo quel grande provvedimento di perquisizione è stata in parte recuperata anche nelle indagini Gotha di Reggio Calabria, che ha sviluppato la vera sinergia che c'era fra impresa, politica, 'Ndrangheta, e soprattutto ha evidenziato quell'indagine come addirittura la 'Ndrangheta sia andata così avanti da creare la propria politica, da formare i riferimenti ai quali poi rivolgersi nel momento di necessità, soprattutto in tutti i momenti in cui vi era necessità di un sostegno delle pubbliche amministrazioni. Lei ha toccato dei punti molto, nervi molto scoperti quando era a Reggio Calabria. Poteri deviati e soprattutto il patto Stato-mafia ancora oggi è da indagare? Ma certamente è un patto sul quale bisogna svolgere tutti gli approfondimenti necessari, perché che vi siano stati in determinati momenti delle deviazioni, dei depistaggi da parte dei servizi e che quei servizi paralleli, illegali, che hanno operato per coprire stragi in danno della collettività, in danno dello Stato, ecco, è là che bisogna trovare la verità, perché fino a che non si troveranno quelle verità non si potrà recuperare appieno la nostra democrazia. Senta, procuratore, serve una legge in Italia per distinguere la massoneria legale da quella illegale? Perché poi alla fine in Italia è sempre stato quello il problema dalla P2 a oggi, no? Che ci sono massoni, diciamo, più trasparenti e altri no. E oggi le conseguenze sono queste qua, no? Personalmente credo che nel mondo di oggi parlare di associazioni segrete è di per sé un fatto contrario alla nostra Costituzione, perché una cosa è esercitare liberamente il proprio pensiero, altra cosa è muoversi stringendo patti segreti e quindi nascondendo i nomi. Questi nomi che poi finiscono per costituire la base anche per deviazioni di quelli che possono essere anche degli obiettivi apparentemente legali, ma laddove vi è segreto vi è certamente qualcosa di illegale. Che dovrebbe fare il legislatore? Il legislatore dovrebbe probabilmente affrontare questo tema, riconoscere le basi di libertà che la nostra Costituzione pone e valutare se effettivamente nella nostra democrazia sia ancora possibile parlare di associazioni segrete
o se invece le associazioni debbano essere tutte trasparenti, facilmente raggiungibili nella loro composizione, conoscibili e quindi aperte anche al confronto nella loro attività come negli obiettivi che si pongono.